Siamo a Palazzo Gradari di Pesaro, una stanza che come potete vedere è piuttosto nobiliare e questo pomeriggio è adibita al gioco in scatola. È il secondo anno di una manifestazione, in questo caso promossa dalla ASBRO, ma che ha un fondamentale ruolo che noi consideriamo di una certa importanza, ovvero giocare. Giocare non è scommettere, giocare è un modo per essere socievoli, per trovare modi di socialità, di incontro e appunto di gioco. È un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Pesaro, dall'assessorato al gioco, che è stata affidata ad una ludoteca di Pesaro, Giochi in Corso, che si sta operando in questo senso da qualche anno a questa parte. Giocare non è da tutti e giocare non è per tutti, purtroppo. È per questo che noi stiamo cercando in tutti i modi di sollecitare la sensibilità del cittadino, degli adulti e dei bambini al gioco. È importante immaginare il gioco non limitatamente ai bambini. I bambini sono giocosi e giocherelloni per loro natura, gli adulti perdono quel loro tratto naturale di giocosità e di ludicità ed è proprio su questo tratto che noi intendiamo intervenire. Lo stiamo facendo qui con questa manifestazione, lo facciamo tutte le settimane di tutto il periodo dell'anno nelle ludoteche che stiamo gestendo, non certo in maniera facile e scorrevole, a Pesaro, negli spazi delle Cinque Torri, ludoteca dedicata quasi esclusivamente agli adulti, e in uno spazio di ludoteca per bambini nella biblioteca di via Confalonieri, per essere più precisi sotto la scuola media Olivieri. Qual è il senso del gioco? È quello di ridare spontaneità e modo di essere tattili ai ragazzi, ai bambini e agli adulti, una caratteristica che si è persa in questo periodo. Ora ci giochiamo in questo weekend la città del gioco, ce la giochiamo con tante altre città italiane che nello stesso momento stanno giocando, allo scopo d'acquisire punti da donare all'amministrazione comunale per diventare la città del gioco. Ma la città del gioco non è solamente qui e non è solamente in questo weekend, la città del gioco è tutto l'inverno. E come sarà possibile continuare a giocare terminata questa manifestazione? Voi potete prendere contatto con la ludoteca Giochi in Corso. Potete prendere contatto con noi scrivendoci una mail all'indirizzo di posta elettronica ludoteca-pesaro@yahoo.it o molto più semplicemente rivolgendosi alla sede della circoscrizione delle Cinque Torri, andate in biblioteca, chiedete come contattare gli animatori della biblioteca, della ludoteca, e i bibliotecari della Biblioteca delle Cinque Torri vi daranno modo di mettervi in contatto con noi. A quel punto il gioco continuerà. Arrivederci. Sempre nell'ambito della settimana del gioco abbiamo due giovani giocatori. Allora, ci pare importante chiedere loro se il gioco ha un senso anche per una fascia d'età che non è esattamente quella infantile. A te. Secondo me si collega più o meno anche con i bambini, perché come è fondamentale per noi cercare di trovare più soluzioni possibile nella maniera più divertente possibile, anche per loro è uguale, cercare di divertirsi il più possibile imparando inconsciamente a trovare le soluzioni giuste. Ora, il vostro mondo, quello dei ragazzi giovani, non è un mondo molto vicino ai giochi. Oppure sì? Ma oddio sì, anche se è cambiato un po' il materiale del gioco, si sta riscoprendo un po' questo del tradizionale.
non credo che sia proprio dimenticato quello. Stiamo parlando dei giochi da tavolo e dei giochi di società che ancora poco hanno a che fare con i videogame, con i giochi elettronici. Su questo voi avete notizia di comunità del gioco tra ragazzi della vostra età? Ma sì, secondo me, oddio, il virtuale magari serve ancora per quando sei più tu solo, però il gioco da tavola serve ancora a riunire tutti. Non so se ho centrato, però, più o meno. Bene,